Anno nuovo, video nuovo. Oggi vi parlo di giardini interni. Ciao a tutti, mi chiamo Letizia e sono ingegnere e designer. Nel mio canale vi parlo di design, soprattutto di interni e del verde. Nel video di oggi vi parlerò di giardini interni, perfetti per chi non ha lo spazio all'esterno per avere un giardino ma non vuole rinunciare al verde dentro la propria abitazione, ma che in realtà si possono adattare a diverse tipologie di case. Sono però soluzioni un po' particolari che vanno studiate bene nel dettaglio sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista tecnico per evitare poi di avere problemi in futuro. In questo video vi darò quindi un po' di soluzioni sia per arredare dal punto di vista estetico secondo il vostro gusto e secondo quello che è la vostra abitazione, sia dal punto di vista tecnico. Quando ero bambina avevo questo strano sogno di avere da adulta, da grande, una casa dentro la quale avere una specie di serra tropicale con palme, cascate, un fiume. Mi immaginavo tutta questa foresta piazzata esattamente all'interno di casa. Quindi, se anche voi avete il desiderio di fare una cosa del genere, magari anche un po' più in piccolo rispetto al mio sogno, guardate il resto del video. La prima tipologia che vi propongo è quella di cui vi ho appena parlato, ovvero una specie di serra in casa, qualcosa di collocato in una zona centrale e caratterizzata dall'essere completamente vetrata, quindi diciamo come se fosse una specie di teca, di bacheca posta al centro della casa, che può essere su un piano solo o su più piani con un lucernario o magari anche col soffitto aperto. Però diciamo che la cosa che caratterizza è proprio il fatto di essere tutta vetrata. Ovviamente dovrà avere delle aperture per poter entrare dentro a sistemare, le piante. Un'altra tipologia invece è un'aiuola in casa, quindi una zona, completamente aperta che può essere posta centrale o anche in una zona magari apposta, ricavata vicino a delle scale o vicino a degli arredi, diciamo si può anche integrare con l'arredamento. Anche questa può essere su un piano o su più piani e è molto bella perché diciamo il fatto che non sia vetrata fa sì che ci sia proprio una maggiore comunicazione tra giardino e casa. Un'altra tipologia possibile sono i pati interni. Spesso vengono utilizzati solo come terrazzine, però possono essere utilizzati invece come veri e propri giardini. Sono delle zone che in realtà non fanno parte dell'interno della casa perché è una zona esterna senza il soffitto. Sono però zone dotate di completa privacy per il fatto che sono racchiuse tra quattro mura in ogni caso. Quindi una parte sarà vetrata per avere la comunicazione con la casa e il resto invece sarà in muratura. Quindi, ad esempio, potreste anche avere nella zona bagno, come in queste immagini che vedete, e non avere nemmeno le tende e avere una bella vista sul verde esterno. Come ho accennato prima, non è detto che voglia avere un giardino in casa solo chi non ha la possibilità di avere un giardino all'esterno. Ad esempio, come vedete in queste immagini, la scelta è stata quella di proseguire con una porzione del giardino anche all'interno della casa. In questo caso, si dovrà avere comunque un cancelletto, un'apertura all'esterno per poter entrare e sistemare le piante. Un'altra tipologia possibile e al giorno d'oggi molto diffusa sono i giardini verticali. Possono essere stabilizzati o meno. Quelli stabilizzati sono generalmente quelli che vedete tutti in muschio e significa che la linfa delle foglie è stata sostituita con una sostanza che ne preserva la bellezza, la struttura, quindi non hanno assolutamente nessun bisogno di essere mantenuti e restano, diciamo così, per sempre. Altrimenti quelli non stabilizzati hanno bisogno di un sistema di irrigazione che può essere aperto o chiuso, generalmente automatico, può avere una riserva d'acqua o meno e può essere collegato direttamente al vostro impianto idraulico. Vi propongo tre stili particolari, ma ovviamente ce ne sono molti di più poi a seconda delle piante che vi piacciono. Una tipologia bellissima e molto rilassante è un giardino zen in stile giapponese.
Un'altra tipologia possibile è scegliere tutte piante grasse per avere anche una manutenzione molto molto ridotta. L'altra tipologia, che è la mia preferita, è ricreare una specie di foresta tropicale. Ma veniamo ora agli aspetti tecnici, quindi che cosa c'è da prendere in considerazione? Innanzitutto, il contenitore, che potrà essere appoggiato sul pavimento o incassato se ne avete la possibilità, come ad esempio in una nuova costruzione o se siete in un piano terra e sapete di poter effettuare uno scavo. È preferibile che il contenitore sia un elemento sagomato su misura rispetto ad uno dalla forma standard. Naturalmente sarà meglio utilizzare materiali leggeri e l'interno dovrà essere completamente impermeabile. È importante che sul fondo del contenitore sia creato un drenaggio, quindi una zona in cui possa scendere l'acqua in eccesso. Se non avete problemi di peso, potete usare dei sassi, altrimenti può essere utilizzata anche dell'argilla espansa in palline. In alternativa, esistono anche vasche che hanno proprio una parte vuota dedicata a questo in cui può scendere l'acqua in eccesso. Sarebbe meglio in ogni caso avere anche la possibilità di scarico dell'acqua in eccesso, quindi o collegandolo direttamente ai tubi di scarico del vostro impianto idraulico, oppure avendo un tubo che porta a una vasca di raccolta dell'acqua. Un altro aspetto importantissimo è quanto peso si può mettere. Generalmente le solette interpiano, quindi tra due piani diversi, nelle abitazioni moderne possono reggere un carico compreso tra 200 e 400 kg al metro quadrato. Nelle abitazioni antiche però potrebbe non essere così. In ogni caso, che si tratti di un'abitazione antica o moderna, io vi consiglio di effettuare una verifica anche tramite un tecnico o cercando di reperire i dati di costruzione. Vi faccio un esempio per capire quanto può pesare all'incirca il vostro giardino interno. Ipotizzando di avere una vasca di superficie 1 metro per 1 metro e altezza 30 cm, di cui 5 cm lasciati al drenaggio e 25 per il terriccio bagnato, il peso totale è di circa 170 kg. Il peso della fioriera è di circa 37 kg e questo è un dato che ho preso da una fioriera di queste dimensioni della marca Modularte. Quindi il carico totale in questo caso è di 170 kg al metro quadro. Quindi, come vedete, influisce molto quanto carico può reggere la vostra soletta. Se ad esempio il vostro pavimento può reggere un carico massimo di 200 kg al metro quadro, potrete mettere meno di 30 kg di peso per le piante in questo caso. Naturalmente non bisogna assolutamente arrivare al carico limite con i vostri calcoli, ma lasciare un buon margine. Altri aspetti molto importanti da prendere in considerazione sono la temperatura, che deve essere quanto più possibile costante senza sbalzi termici, quindi il vostro giardino interno dovrà essere collocato lontano da termosifoni e anche da porte esterne, se possibile, per evitare ogni shock termico. L'illuminazione. Ovviamente sarebbe meglio poter avere un'illuminazione naturale, magari tramite un lucernario, quindi un'illuminazione diretta del sole proveniente dall'alto. Bisogna però tenere in considerazione la tipologia di piante che mettete perché non tutte sopportano un'esposizione diretta. E se non si ha a disposizione la luce solare naturale, ovviamente si possono adottare delle soluzioni di cui vi parlo tra poco. Anche la disposizione delle piante non è da sottovalutare. Sicuramente è meglio posizionare le piante grandi dietro a quelle piccole e in questo modo sarà anche più facile lavorare nel vostro giardino per sistemare le piante o per sostituirle. Le piante devono essere sufficientemente distanti tra di loro perché le radici non vadano a intrecciarsi, rendendo impossibile poi la sostituzione delle piante. Le piante da fiore è meglio che siano collocate nelle zone più luminose. Per comodità è possibile mettere le piante all'interno del vostro giardino con vaso oppure anche senza vaso, naturalmente tenendo in conto la crescita delle radici. Come vi ho appena accennato, se non avete a disposizione finestre lucernarie o velux che possano fornire luce naturale in prossimità del vostro giardino interno, sono possibili due metodi alternativi.
Uno che conosciamo tutti, che sono le lampade a raggi ultravioletti che servono proprio per la crescita delle piante. L'altro, un po' più particolare, che voglio approfondire in questo video, sono i tunnel solari. Per poter installare un tunnel solare dovrete avere accesso al tetto della vostra abitazione. Dall'esterno vedrete come una specie di finestra. All'interno del tunnel ci sono tutta una serie di specchi che fanno sì che si crei un sistema di riflessione della luce solare, diciamo dei rimbalzi di luce, che trasportano la luce solare naturale all'interno della casa, e questo è l'effetto. Come vedete, si ha una diffusione della luce naturale nell'ambiente molto molto bella, pur non avendo appunto una finestra. Questo è utilizzato spesso in zone un po' buie della casa, come corridoi, disimpegni o anche bagni in cui non è possibile avere una finestra, e quindi possono essere utilizzati anche per illuminare il vostro giardino interno. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per qualsiasi dubbio o domanda scrivetemi pure, e se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!